L'Avellino cercherà il rilancio nel derby tra deluse e tanti punti interrogativi nella testa di Rastelli, le cui scelte saranno dettate dall'infermeria e dalle squalifiche. Anche ieri l'allenatore biancoverde ha dovuto constatare che la coperta sia corta. Benedetti e Trotta sono sempre out e come gli squalificati Tito e D'Angelo salteranno il confronto delle menti. A meno di clamorosi ripensamenti, la veste tattica sarà ancora il 4-3-3 con l'incognita del sostituto di Tito. Rastelli potrebbe lanciare Sottini dal primo minuto, mentre l'alternativa sarebbe l'adattamento di uno tra Rizzo, Ricciardi e Auriletto sul versante sinistro della difesa. In porta c'è incertezza, perché Pane si sta allenando con il gruppo, ma Rastelli sta ancora riflettendo sul suo impiego. Il centrocampo ritrova Casarini al rientro dalla squalifica, Galloni da titolare per Matera, mentre è aperto il ballottaggio tra Maisto e Mazzocco, che ha deluso contro Picerno e Taranto. In prima linea difficilmente Rastelli si priverà di Russo, che potrebbe però essere schierato sulla fascia destra se il tecnico dei Lupi dovesse proporre in partenza di Gaudio sulla corsia mancina. Al centro ci sarà Marconi che ha secco da tre turni e vuole ritrovare il gol contro la Juve Stabia che ha incassato ben 24 reti nelle ultime 10 partite.